Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Fratelli e sorelle carissimi, oggi la Chiesa, come tutti sappiamo, celebra la solennità di Maria Santissima Assunta in Cielo, che è una festa che mette in risalto, tra le altre cose, un aspetto su cui proprio noi cristiani dovremmo essere maestri su questo, però oggi dobbiamo particolarmente riflettere, che è la santità del corpo umano, cioè quella che è la caratteristica di questa festa. Voi sapete che anche se tutti quanti noi parliamo, passiamo per sorella morte, tutti, la nostra anima è immortale, per cui questo mettiamoci l'anima in pace, figlioli miei cari, noi siamo vivi, abbiamo avuto il dono della vita, non è che con la morte la vita finisce, dopo la morte la vita continua, bisogna vedere come continua, perché può continuare alla grande, se andiamo in paradiso, possiamo passare per un tempo più lungo di purificazione, o Dio non voglia andare a finire malamente per tutta l'eternità, ma una volta che la vita in noi c'è, non finirà mai. E come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura, quello che la Madonna ha vissuto subito, quindi la perfetta glorificazione del suo corpo, noi tutti lo vivremo alla fine della storia. Guardate che noi alla fine del credo, vi prego di pensarci con attenzione, poi dirò durante la riflessione una cosa che è rilevante con questo, diciamo, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, attenzione, poi diciamo Amen. Sapete che Amen in ebraico non significa così sia, ma significa così è. Quindi se non ci credi, meglio che lo dici credi, d'accordo? Ma se non ci credi non stai in comunione con la fede cattolica, cioè noi siamo certi che anche se passeremo per sorella morte, Cristo tornerà nella gloria, ci sarà la risurrezione dei morti che andranno i buoni, come dice Matteo 25, a godere insieme agli animi purificati in paradiso e purtroppo i dannati ad essere dannati per tutta l'eternità, anche con il corpo, perché l'essere umano è una unità di anima e di corpo. E la morte, come la festa di oggi ci fa indirettamente comprendere, è una cosa che non avrebbe dovuto esserci, che ci passeremo solo a causa dell'ingresso del peccato all'interno del genere umano. La Madonna non c'è passata per la morte corporale perché non ha conosciuto né peccato originale né peccato attuale, questo è il senso della festa di oggi. Allora, però capite, la Madonna è stata glorificata da subito nel corpo. Allora, il corpo è un oggetto di meditazione importante per noi cristiani, molto importante, perché oggi noi viviamo in un mondo, adesso farò brevi esempi, come dire, vorrei che fosse molto breve, dove ci sono le follie, o il corpo viene idolatrato in maniera assolutamente fuori delle norme, oppure viene disprezzato e mortificato nel mondo, in maniera distruttiva e non gradita al Signore. Cioè, da qui dobbiamo guardarci. Allora, un pochino di esempi. Da che cominciamo? Dall'idolatria o dal disprezzo? Cominciamo dall'idolatria. Ne ha parlato anche recentemente il Papa, qui su questi discorsi si rischia di fare discorsi retrogradi, no? Ma il corpo, specialmente il corpo femminile, è inutile insomma commentare su quello che è diventato. La donna è diventata semplicemente uno strumento da esporre, perdonatemi, alla concupiscenza dell'uomo, quasi sempre e dovunque, nel piccolo come nel grande. Il Papa ha recentemente parlato anche ai giovani, questo non c'ha niente a che vedere con la bellezza della femminilità, con la bellezza dell'amore umano, con la bellezza dell'amore sponsale, coniugale, una cosa meravigliosa, capite? Ed è una profonda offesa non soltanto alla dignità della donna, ma anche alla dignità dell'uomo, capite? E qui tutti quanti noi dobbiamo interrogarci sulle nostre abitudini, perché la cultura, il mondo in cui viviamo è fatto in un certo modo, va verso certi suoi canoni, ma io non posso, capite, come dice il Papa e come dice la Sacra Scrittura prima del Papa, io non mi posso conformare alla mentalità del mondo così, capite, come una pecorella. Devo vagliare, devo vedere, perché se una cosa la fanno tutti, non è detto che questa cosa sia buona agli occhi di Dio. Facciamo un esempio. Oggi è diffusissimo il turpiloquio, anche nei pubblici spettacoli, film, televisione, insomma, cioè, non si può vedere più niente, d'accordo? Ma il fatto che tutti dicano le parolacce come un intercalare non significa che la parolaccia si possa dire. E infatti non si può dire, non è, le parolacce non si dicono,
D'accordo? Il fatto che la moda vada in un certo modo non significa che io la possa seguire sempre, dovunque e comunque. Questo non solo in chiesa, capite? Già sarebbe molto se questo si comprendesse, ma è proprio un problema di stile. San Paolo dice che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che io devo avere rispetto del mio corpo, primo per amore di Dio che lo ha creato e ha infuso nel mio corpo la grazia, secondo per amore a me stesso, perché è un atto di rispetto verso me stesso, e terzo come forma di rispetto verso il prossimo, perché noi con la nostra corporeità ci relazioniamo nei confronti degli altri, capite? E il nostro modo di presentarci parla. Può parlare bello, può parlare d'amore, può parlare, come dire, di garbo, di sana e santa, come dire, e benedetta, perdonatemi il termine, signorinità, o può parlare di altro. Questa è una cosa che deve essere oggetto di attenzione. La Madonna è stata assunta in cielo anche perché è stata la sempre vergine, prima, durante e dopo che il parto ha custodito il suo corpo nella purezza più assoluta. Papa di nuovo ne ha parlato recentemente, senza avere paura di chiamare le cose per nome, anche dinanzi ai giovani. La verginità è un valore per noi cristiani, così come anche la santità della vita coniugale, anche nella dimensione interpersonale, è un valore anche per noi. Non è che oggi si è dissolto perché i costumi e la società sono andati in una certa direzione. Certamente noi abbiamo il massimo rispetto per chi la pensa in maniera diversa da noi, non andiamo a fare imposizioni crociate, né a imporre niente a nessuno, ma quello che io testimonio, quello che io vivo, deve essere conforme a quello che il Signore mi ha insegnato, anche sulla santità del corpo. Cioè il sesto comandamento, tutti quanti lo dovremmo conoscere, non è andato in pensione, è tuttora perfettamente valido ed è da vivere. E deve essere vissuto da noi anzitutto in coscienza, come un valore, e non dobbiamo avere paura di testimoniarlo, né per questo di passare come anacronistici, come retrogradi, come bacchettoni. Il Papa non è un bacchettone, tutto ciò che dice il Papa non è un bacchettone, ma pur con termini, con linguaggi, con forme adatti, anche atti a suscitare l'entusiasmo, non ha avuto paura assolutamente di parlarne ai giovani. Sabato scorso c'è stata il grande raduno al Circo Massimo, lì ha suonato un gruppo rock, io li conosco bene tutti quanti, sono i Design, che hanno scritto delle canzoni molto esplicite, pur essendo stati certamente non proprio santi in nome della conversione, proprio sul sesto comandamento. Una canzone, vi rigiovo, andare ad ascoltare, si trova online, si chiama Più del sesso. Andare ad ascoltare bene le parole che questi ragazzi scrivono coraggiosamente, ripresentandosi anche, presentando attraverso una canzone, tra l'altro dei ritmi musicali molto intensi, un messaggio molto forte e molto chiaro su questo argomento. Questi sono soltanto qualche esempio di idolatria, ma poi abbiamo le palestre, gli estetisti, le chirurgie estetiche, capite? Cioè, sono tutte quante forme di cura eccessiva del nostro corpo. Nel nostro corpo dobbiamo trattarlo, dice San Paolo, con decoro e con rispetto. Dobbiamo avere sempre un grande decoro anche esteriore, una grande pulizia, un buon gusto nel presentarci, capite? Ma mia mamma, condividendo un proverbio romano, mi diceva sempre: Leonardo, troppo stroppia sempre, troppo, capite? Poi abbiamo altri comportamenti, ne cito soltanto per ragioni di brevità, due, tre. Il tabagismo. Le sigarette, ora hanno scritto sui pacchetti le sigarette, cioè io quando ero giovane purtroppo ho fatto questa cosa, almeno non c'erano i necrologi sul pacchetto delle sigarette, ma adesso se ti compri il pacchetto delle sigarette ti passa la voglia di fumare, perché tutto lo scritto sopra. Però adesso, a prescindere dalle campagne che fa lo Stato per la salute dei cittadini, perché non vuole spendere i soldi, ma se io specialmente fumo tanto, io sto trattando male il mio corpo. Sto alterando la salute, che è un dono del Signore. Posso io alterare la salute così? Cioè, se io mi viene un tumore ai polmoni e muoio a 60 anni,
Posso dire che sono morto a 60 anni perché era volontà di Dio, se mi sono fumato un autotreno da sigarette tutti i giorni. Cioè, io faccio questi discorsi perché con voi condivido, cioè i paroni, i fedeli devono interiorizzare. Non serve dire, ah, questo non si fa e quell'altro non si fa, e tu dici, ma che sta a dire il prete? Io sto ragionando con voi, non vi sto dando degli spunti per comprendere. Se il corpo era ricevuto da nostro Signore, certo non devo essere maniaco con quelli che insomma puliscono pure le suole delle scarpe perché sennò stanno i microbi per non ammalarsi, però non posso mettere a rischio e a repentaglio la salute, no? Quando una persona pure diventa obesa, sapete che anche in Italia sta diventando un problema grosso l'obesità, anche infantile. Se io divento obeso, molti non vogliono diventare obesi oggi perché hanno il culto della linea, dopo diventi brutto e non ti guarda più nessuno, questo non è virtù, ma non si diventa obesi non perché non ti guarda nessuno, ma perché se io mi porto sulle spalle 10 o 20 o 30 kg in più, superflui, questo non si serve se essere medici, fa male alla tua salute, compromette l'equilibrio del tuo corpo e non si fa. È una forma di rispetto verso la salute che il Signore ci ha donato. Un'altra cosa, l'ultima e poi concludo, una prassi che sta sempre più diffondendosi e che ha costretto la Chiesa a intervenire 3 anni fa, è uscita un'istituzione dalla Congregazione della Dottrina della Fede sottoscritta da Papa Francesco, la pratica della cremazione. Voi sapete che in tempi recenti la Chiesa ha detto che se una persona si fa cremare non per motivazioni contrarie alla fede e alla risurrezione della carne, si può celebrare il funerale. Ma che cosa dice con questa cosa? Sta dicendo che in alcuni casi questa pratica, che di per sé non va bene, è tollerabile, ma non è consigliabile. Detto questa cosa qua, hanno cominciato a passare bruciapiedi tutti quanti, vivi o morti, capite? È diventato un problema. Ma noi non bruciamo i corpi dei morti, capite? Questa è un'usanza che avevano i pagani. I cimiteri ce li siamo inventati noi cristiani, perché per noi la morte è l'ultimo sonno, è il sonno più lungo in attesa della risurrezione. Se voi partecipate al funerale, il sacerdote, prima di che il corpo esca dalla chiesa, l'avete visto cosa fa, no? Lo asperge con l'acqua benedetta, giusto? Lo incensa. L'incenso è una essenza che si usa per significare la presenza di Dio. Quel corpo è stato il tempio dello Spirito Santo, quel corpo ha in sé il germe della risurrezione, capite? Il corpo viene sepolto al cimitero. Voi sapete che se al cimitero ci porto un cielo benedetto, quello sacramentale, che fa bene all'anima del purgante, le tombe si benedicono, capite? Questo perché? Perché il corpo ha una sua dignità e un rispetto che è dovuto anche dopo la morte. Per cui ripeto, la Chiesa dice, se ci sono problemi, non lo so, di epidemie, ragioni igieniche, insomma, cose gravi, certamente non è che uno per il fatto stesso che ha scelto la cremazione non gli viene fatto il funerale, però questa non è una cosa da raccomandare. Ripeto, ci sta ancora attaccato sulla porta della Chiesa un intervento a firma di un sacerdote di questa diocesi che, commentando quell'istruzione, ha detto, ragazzi, attenzione, che questa cosa è una cosa permessa, ma non è una cosa né consigliata né raccomandata dalla Chiesa, perché è una forma ordinariamente di mancanza di decoro, di rispetto dovuto al corpo di un figlio di Dio, è un corpo abitato dalla grazia. Ora io mi fermo, però ci sarebbero molte altre cose su cui meditare, su cui riflettere, no? Noi cristiani abbiamo una testimonianza da dare in questo mondo. Oggi dobbiamo rivivere noi, reimparare noi e poi ritestimoniare come i figli di Dio hanno un rapporto sano e santo con la propria corporeità, che è un dono di Dio, una cosa bella, ma che va vissuta e amministrata come Dio vuole, senza alterare né nel troppo poco, senza idolatrarlo, ma anche senza mortificarlo e maltrattarlo in maniera da mancare il rispetto che gli è dovuto, perché è un dono del Signore. E noi lo dobbiamo vivere, ci dobbiamo vivere in questo corpo, è la nostra abitazione sulla terra, dice San Paolo, San Francesco lo chiamava il suo anello, che ci aiuta in questo mondo ad operare e fare del bene, ma vada sempre trattato bene. Noi anche il corpo lo trattiamo da figli di Dio. Il corpo glorificato di Maria Santissima sia un esempio vivente della santità del corpo creato da Dio e un monito e uno sprone a reimparare, a trattarlo santamente come Dio vuole. Siamo dati Gesù e Maria.